Hello, hello, ciao. No, sto partendo, caro. Arrivo. Hello. Ciao Riccardo, come stai? Aspetta che arrivo online. Opla. Perché mi dice offline? Ma è proprio strano sto Twitch, caspita, quando ci si mette, mannaggia lui. Opla! Adesso mi parte la pubblicità, uffa! Sono con una mezz'ora con questo schermo qua, mi fai vedere la pubblicità un'altra volta. Spero che mi sentiate, ragazzi. Uff. Oh, vedi, mi vedo nello schermo, non so come mi sento, come rapporto con il gioco, come al solito. Che bello sto pezzo della musica. Vai con l'epica. Tanto non vedo nessuno online. Riccardo, vedo solo la tua chattata. Aspettiamo anche gli altri prima di partire. C'è qualcuno? Fammi vedere, va. Ciao Loses, ciao, buonasera. Mi dite come si sente? Come si vede? Le musiche sono belle. Hi, hi Gas! Anche, vedi che bello qua? A me ha sorpreso sto gioco, non so se avete visto la sala giochi in cui ho spiegato le mie motivazioni, le mie cose. Mi aspettavo un cazzo, l'ho provato, per bla bla, alla fine, insomma. Brava Crytek, brava relativamente, sto mica dicendo che è un gran gioco. Ciao Dante! Grazie, grazie del feedback Lowsess, è sempre prezioso. Aspettiamo che arrivi altra gente. Intanto salutiamo anche la gente che vedrà questo streaming differita. Saluto voi della chat. Ciao Paziatan! Saluto chi guarderà poi la replica su Twitch nella sezione trasmissioni passate oppure su YouTube, perché poi vengono riversate solitamente il giorno dopo le repliche dei nostri long play, oppure sul sito. Saluto anche i miei hater. Ciao, ciao a voi! Un po' basso? Vediamo, poi magari l'aggiustiamo in corsa, Riccardo. Gli altri che dicono a proposito del volume del gioco? Che belle musiche, uè. Alla fine, nel senso, è banale in quello che fa, perché va a parare esattamente dove ti aspetti, che è un peplum un po' moderno, un po' la gladiatore, quelle cose lì, insomma. Però caspita, fatto bene come valori produttivi in queste cose, in questa interpretazione del genere. Opla. Allora ragazzi, io il gioco l'ho già finito. Single player, ho giocato anche qualcosina nel multiplayer. La sezione multiplayer in realtà che è carina, è simpatica. C'è un sacco di arene diverse, poi. Sapete, ha questa interpretazione dei giochi romani che presumo sia storicamente accurata, perché io non c'ero nell'antica Roma. E insomma, in cui i giochi non erano solo mazzate, ma c'erano anche un po' così cose circensi, cose teatrali, eccetera, eccetera, insomma. Quindi, spengo il cellulare intanto. Metto in modalità aereo. Ragazzi, cosa facciamo allora? Facciamo un po' di campagnetta? Come dicevo, 89 perché ho ricaricato, ma siamo al 100%, finita tutta. Per me si può rigiocare la campagna. Vedete, ha fatto tutti i livelli al 100%.
chat un pochettino smorta stasera, però vediamo un po'. Allora, quindi, siccome siamo pochini, siccome appunto sembra che non ci sia granché partecipazione, facciamo che il primo voto becca tutto. Iniziamo con la campagna? Fatemi sentire, ditemi la vostra. Scusate, è un long play, a me interessa sapere l'opinione di chi mi segue in diretta. Ciao, Tony! Tonino, scusami, scusami. Questo è un pezzo del tuo nickname. Facciamo una bella campagnetta dall'inizio, poi magari dopo facciamo un giro in arena, cose così. Sì, ok. Allora, quindi, nuova campagna. Facciamo. Facciamo Centurione, via. Potrei anche fare leggendario alla fine perché. Mi spiace sempre per i miei hater, ma è un gioco che ho già finito, quindi con cui ho dimestichezza e con cui non penso di fare figure di merda. Però insomma, leggendario non lo voglio fare perché temo ci siano le sezioni, quelle un po' alla Call of Duty, in cui devi camperare un po' proprio scriptate del cazzo, che magari hanno dei margini molto stretti al leggendario, non lo so, potevano diventare pallose, magari sbaglia a sparare qualcuno, durante una resistenza. Sai, immaginarlo così. Quindi facciamoci Centurione. Sì. E cominciamo. Ciao Asco! Nanosuit! Bella le musiche, eh? Ciao Arcork, benvenuto! Tanto enjoy l'intro. Aggiungo solo una cosa. Nonostante scene come queste siano pre-renderizzate, no? Col motore pompato, tutto staged, eccetera. Cioè, guardate che cazzo di mimica facciale che c'è, allucinante. Grande Dante! C'è una mimica facciale allucinante. Purtroppo, vabbè, l'ho messo in italiano. Se volete, metti i sottotitoli. Dopo votiamo per i sottotitoli, ok? Così riuscite a seguire meglio la storia, se volete. Mi sono scordato di chiedervelo. No Banfi. Guarda che proprio. Poi mi piace perché lui è una faccia comune comunque. Marius, il protagonista. Guarda, metto, se volete, metto il numero di fraps per vedere quanto mi gira il gioco real time. Dicevamo, ragazzi, volete i sottotitoli? Magari sentite, cioè, capite meglio la storia? Rarkok, non tutti, quello è solo pre quello è pre-renderizzato. Ok, sottotitoli un attimo. Optionem. Partita? Sottotitoli, eccoli qua. Sì, questo qua spiega un po' i fondamentali. Ok. Io mi metto. Sì, vabbè, la furia mi metto, via. Queste sono le esecuzioni che vanno avanti da sole. Un po' di colpo d'occhio. Wow.
Esecuzione. Allora, Arco, a me è durata 8 ore. E poi c'è comunque un multiplayer che è carino, eh. C'è sto combat che alla fine è un legnetto, però è divertente. Limitato ma divertente, chiuso bene. Per le poche cose che fa. E si declina, ti diverte. Dopo lo vediamo assieme, c'è un po' di multiplayer, pure anche arena da far da solo. Comunque un 7-8 ore mi è durato. Guarda che grafica, cazzarola. Tra l'altro, se non l'avete fatto, magari siete interessati, perché io sto streamando a 30 fps. Oggi sul sito abbiamo pubblicato la video recensione ed è a 60 fps. Se avete proprio piacere di vederla a 1080p, 60 fps, la nostra video recensione. Opla! Barbari si avvicinano ai cancelli del palazzo. Dobbiamo raggiungerli e respingerli. In marcia, uomini! Ba ba ba! Ah, il braccio! Ciao! Ah, non lo so, Stella. Bella domanda, Luca. Ci chiede se il gioco esce oggi anche scatolato. Su Steam è disponibile da oggi. Purtroppo questo fatto non lo so. Perché io poi, tra l'altro, sono principalmente digital, ma da tantissimo tempo, eh. Avevo tanto. Sono davanti, quasi un precursore io del Digital Delivery. Le scatole. Stanno tendenzialmente sulle scatole. A me personalmente. Ciao Vitkaka. Vitkaka, scusami. Appena iniziato. Tra l'altro, vedi, c'è anche la cosa, mimica facciale in game di lui. Che vabbè, si perde il lip sync in italiano. Questo doppiaggio che insomma. Per alcuni personaggi è carino, per lui. Lui mi fa cagare in italiano. Doppia esecuzione. Ciao Delfo! Qua ogni tanto, quando vuole lui il gioco, hai anche questa risorsa di controllare anche i tuoi uomini, gli fai una cazzatina. Ah ok, grazie l'hostess che hai aiutato Luca, grazie. Ciao Pendergast, benvenuto. La sbagliamo tutti, anche a me, teocrazia, teocrazia. Ciao Pianesani, ciao, eh. Ti lovo lo stesso, con tanta lingua se vuoi anche. Guarda, come ho detto nella sala giochi, sì, secondo me. Cioè, quello che ho visto io, sì. Poi chiaramente sono sempre paragoni un po' così, eh. Nel senso che magari ci sono titoli più ampi, che muovono molta più roba, la Tactica, però come titolo d'impattone così, per me sì, è la cosa migliore che sia su PC. Ma non solo. Scoccare. Sta sezione vera. Ecco, io non ho messo l'ultimo delle difficoltà, che sarebbe stato carino, no? Fare di quanto sono fico. Però ho paura che magari sezioni così diventano più frustranti, che sono una palla allucinante. Qua, queste sono veramente brutte. Cioè, non ne trovo né epiche né divertenti. Guardate che auto-aim che c'è poi. Cioè, tipo, guardate, eh. Allora, tu zoomi un po' e lui ti va a trovare. Un attimo, eh. Ti va a trovare da solo il coso, si sposta da solo. Ah, l'ha bevuta ieri sera? Allora, avete fatto 18 anni? Vabbè, vabbè. Che a volte mi sento un po' irresponsabile a contare queste cose. Ma ieri sera mi sono bevuto 5 litri. Ed ero stomaco vuoto dal giorno prima. Vi lascio immaginare i risultati. Cappello da cowboy. Roba da ballare, gente che conoscevo, è stato molto divertente. Mi sono divertito, devo dire di sì. E domani replico. Però da un'altra parte. Ma infatti, Rarko, la famosa balestra. Cioè, sono. Io la prima volta che l'ho giocato, sto pezzo qua con questa balestra, mi sono sentito mortificato. Cioè, super auto-aim, tutto di legno, devi fare. Cioè.
non è né ben messo in scena né divertente, no? Che no, vale. Speravo che duri il meno possibile ancora. No, va, l'olio di ricino. Catapulta! Finita la scena, meno male. Comunque ho fatto un po' di cinema ieri sera, effettivamente. Adesso è divertito. No, è il 5 litri. Allora, è un locale a Milano. Non dico il nome perché magari è per questione di privacy così. Hanno questa specialità che si chiama 5 litri. In realtà non c'entra un cazzo con il boccale 5 litri. È la bevanda dell'estate. Sarebbe... Ciao! Ciao, Giden! Sarebbe... Guardate i prompt per i comandi Xbox One. Sì, vabbè, l'esecuzione, sono già tutto potenziato, via. Torniamo indietro. Tutta una campagna. Ed è un... così, una pinta, così, di estate con la vodka. Ne ho bevuti 5 di fila. Cioè, di fila no, 5 comunque, in 4 ore, così ero lì. E non mangiavo il giorno prima. Quindi, ma... cioè, da già al primo sorso mi ha preso la testa. Questo è real time. Non mi preoccupano i barbari! Mi spaventa lui! Li portiamo al sicuro. Al sicuro? Era un po' molesto ieri. Da questo demone. Le vostre stanze sono un luogo sicuro. Le mie stanze? No, no, i sotterranei, di qua! Bella domanda, Octavarium. Tra l'altro è un nickname... Guardate cazzo, i materiali. Guardate CryEngine come rulla. Cioè, guardate il marmo che è marmone. Le decorazioni in oro, credo. Vedete? Ma è bello. Proprio come resa i materiali. Wow. Aspettate, qua faccio, mi dedico a delle grandissime attività, molto ricreative. Comunque, è una bella domanda, Octavarium, se ci sarà un Rise 2. Allora, a me in realtà, mi aspettavo un po' una chiavica di gioco, l'ho detto anche nella sala giochi, a volte ho paura di ripetere cose che non so se guardate la sala giochi o no. E invece in realtà me lo sono finito di gusto, mi ha divertito, un giocaccio, giochino, giochetto, qualcosa così, non lo so, un gioco che gli darei 6 e mezzo, top. Però godibile, cioè nel senso mi sono divertito. Cioè non è che tutti quanti guardiamo o giochiamo solo capolavori. Scorre, va, spettacolare quando vuole. Una storia che fa quello che deve fare. Anche bene a volte, con delle gran belle scene a volte che ti caricano. E ho migliorato un Rise 2, lo vorrei. Hai voglia. Guardate qua che bello. Fuoco molto bello. Anche è incostante, dire il vero, il fuoco. Fatto così rende bene, a volte invece sembra fatto male. Quindi assolutamente, bisogna vedere a livello commerciale, non credo sia andato bene purtroppo. Poi state anche sfigati quelli di Crytek, dai, hanno gestito male il progetto, anche perché era un progetto che così, doveva essere Holy Kinect, bla bla bla, poi l'ha rifatto in corsa, credo. Tutta Microsoft è stata sfigata con sta bolla del Kinect, mannaggia Don Matrix, eccetera, eccetera. Guardate l'oro, il cuoio, il tessuto. Li ascoltavo di Dream Theater. Adesso, come dico al solito, non ho più abbastanza neuroni nel cervello per ascoltare musica così complessa. Però fino a quando hanno poi ripubblicato a Change of Seasons li ho ascoltati. A voglia. Sì, Pendergast, sono abbastanza limitate e possono annoiare. Alla fine, guardate, X, fendente. Y, sfondamento. Poi quando stunni i nemici, li fai se finisher che... Guardate, le fa da solo anche. Io non sto schiacciando niente. Guarda, non schiaccio. Le fa lo stesso. Poi magari pigli un voto peggiore. Però... Guarda, dimostrazione real time. Avete visto? Magari prendo i voti peggiori, ma tanto, voglio dire... Io, ad esempio, durante la prima run, una cosa carina... Una cosa carina, vedete, aggiunge... Perché alla fine, in realtà, è limitato. C'ha le animazioni magari di legno. È un po' glitch in alcune cose. Però è chiuso bene. C'ha le sue regole, i suoi fondamentali, i suoi begli impatti che non svirgolano troppo. E poi ha qualche idea carina, tipo questo, tatticismo, no? Alla fine di una combo ricevete un punteggio
e potete, non so, decidere in cosa investirlo. Se mettete in giù è salute, se mettete a destra sono XP, a sinistra è furia. La furia è uno status in cui ti incazzi e meni di più praticamente. E sopra invece il danno. Io ad esempio durante la mia run, quando l'ho finito, ho investito molto negli XP, così pigliavo, andavo e vediamo. Ah no, questo è perché le personalizza. No, dove stanno? Eccoli qua. Mi sono praticamente sbloccato tutto con gli XP, no? Esecuzioni, mi manca qualcosina ancora, credo. Comprata questa. Vedete? Ciao, Fakiea, ciao. A proposito, ragazzi, vi va di fare il solito sondaggino così? Perché io ci tengo. Mi piacerebbe animare un po' l'hashtag longplay. Allora, ve l'ho già anticipato, forse. Guardate qua. Guardate che easter egg. Come questo qua è per il multiplayer o anche per l'arena in singolo. Sulle varie skin del personaggio c'è anche la Nano Suite 2.0, quella di Crysis 2 e 3. Secondo voi, guardate, ve lo faccio su Twitter, guardate sto sondaggino qua. Se avete un account Twitter, andate a vedere cosa ho postato e rispondetemi se vi va. Tanto un secondo che sta postando. Ok, fatemi sapere la vostra via Twitter. Dai, su questa faccenda qua, ragazzi. Così animiamo un po' l'hashtag. Pardon, torniamo indietro. Opla, opla, e torniamo alla campagna. In che senso quante morti? Ciao, Francentu! No, un po' che... Dopo ve la faccio vedere anche in realtà, ci gioco, poi ve la faccio scegliere. Intanto votate su Twitter. Se mi seguite, se volete aggiungermi, così vediamo un po' cosa ne pensate. Ho fatto anche una bella fotina, un fotoritocco. Ci ho messo 35 secondi per farla. Guardate che roba qua, cazzo, l'impatto c'è, ragazzi, no? Non trovate? Dovrebbero essercene altri. Ora brucia, Romano. Guardate sta fiammata, la grafica. La grafica c'è, dai. Sì, qua gli attacchi pesanti, ma tanto io... Temeno, te gonfio, temeno. Dai, sì, tanto sei cadavere, to, to. Dai, sfogati, bravo. Dai, sfogati. Ma che spada? C'è mica una mazza lì. Doppiaggio, abbiamo sbagliato qua, Dai. Opla. Opla. Mamma, guarda, senza mano. Ciao Marco. Qui, presto. Ciao Jackie, benvenuto. Tanto continuiamo a sbloccare l'achievement. Se avete voglia, ragazzi, di ritwittarlo o di dire la vostra, perché insomma avete visto l'immagine comparativa, no? Damocle è tornato dall'oltretomba, lo giuro! Perché ve la linko, tanto che c'è questa sequenza. Damocle, anzi. Sono gli uomini uccidono, mio signore. Gli dèi ci guidano. Questa è pre-renderizzata, sta scena. Quale sommo oracolo te la confida? Fatemelo sapere su Twitter, per favore, dai. Mio padre. My father. A me piace Marius, perché ha una faccia comune. No, 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 Francentu, non ti preoccupare che c'è anche quella più avanti. Non voglio troppo anticipare. C'è. Io confido negli dei. O forse lo conosci già e ti riferisci a certe scene. Ciao, Cage. Qui saremo al sicuro. LOL, Final Fantasy. Sicuro, sì, grazie agli dei, ma tu... Quale famiglia? Qual è vediamo se votate intanto. Marius, ma non ha alcuna importanza. La mia storia, invece, sì.
Bellissima. Mio padre diceva che gli dei ci guidano. Bellissima. Ma scegliamo noi il nostro cammino. Voi siete un imperatore. Io, un soldato. Il senso dell'onore spinse mio padre a servire il popolo. Cosa invece indicò a noi la direzione da seguire? E testo che cura in queste scene, dai, è bello. La mia storia ebbe inizio 10 anni fa. Questo mi piace, Vic Duck, non è il solito bellone, è una faccia plausibile, anzi. Mi piace molto, poi è bella anche la musica. Mi piace molto che prende le gesta della storia, di Marius e tutta la sua vicenda, le fa vedere come statue, no? Praticamente fa vedere che sono passate alla storia le sue gesta, sono molto belle. Questo fatto mi viene un po' di brividino. Ciao Claudio! Padre? Marius? È bello vedervi. Come vi sembra? Aspetta, te lo spiego dopo, intanto guardatevi la storia. Ti trovo bene, figliolo. Bentornato a casa. Bentornato. Mi sembra John Boyce. Dove sei stato assegnato? Alessandria. Ah, Alessandria, una provincia tranquilla. Tua madre sarà felice. Non mi sono arruolato per crogiolarmi al sole. Come voi, voglio combattere. Verrà il tuo momento. Vedrai, figliolo. Ricorda. I tuoi nemici non si trovano solo sul campo di battaglia. Padre. Marius! La madre col lifting. Fatti guardare. Il botulino anche l'antica Roma, praticamente. Sei così bello. Tutta un po' così, Alba Parietti. Tua sorella ti aspetta. È presto. Peccato che si perde il lip sync col coso, con l'italiano, però vabbè. Vorrei parlargli da solo. Insomma. Molto bene. Andrò a cercare tua sorella. Questa però, ragazzi, è pre-renderizzata. Ma nonostante questo, cazzo, guarda che espressioni. Anche per essere CG, tra virgolette, che poi è bello, infatti. Per ora. È tanta roba, cazzo, come espressioni. Poi, appunto, sono facce vere, non è che sono facce di belloni. Metto pausa che rispondo a alcune domande. Matrix dice, Ste, questo è stato il primo gioco per Xbox One... carente della storia. Dicevo, la storia è banale, cioè nel senso non è che faccia cose spettacolari, inaspettate, è un po' alla Gladiatore, così. Però, nel senso, quei topoi, come si dice, quei classici, quegli elementi tipici di una certa sfera, secondo me li interpreta bene, cioè con la musica bella, col giusto epicismo, non proprio così, però va bene, secondo me come storia è godibilissima. Però appunto, non vi aspettate, cazzo, insomma, un Silent Hills come storia o un The Last of Us, secondo me. Poi dicevamo... Asco chiede appunto, ma il gameplay sta inizito a morte? No, non ha, perché ha inizito solo sulla super grafica? Secondo me no, secondo me perché questi qua, sta cazzo di Microsoft, sta cazzo di Sony, tutti quanti per andare a rubare sfere, capito, di utenza al Wii, con la sua svolta casual, uno col Move, l'altro col Kinect, sono andati appresso sta cosa qua. Kinect ha avuto successo, ma Crytek probabilmente farà un gioco esclusivo per Xbox One o Xbox One, quanto cazzo è nato il progetto, ha fatto una roba incentrata su Kinect, poi la bolla esplosa, Don Matrix, cazzo e mazzi, si sono ritrovati nel culo, cazzo di progetto da cambiare in corsa, probabilmente da tutte quelle limitazioni. Ciao Ergut, benvenuto. Capito? Cioè, quindi, secondo me, non è una questione tecnologica, Asco, è una questione di progettazione. Ha voluto fare per Kinect inizialmente, si vede il design di legno, queste cose qua. Claudio dice, a parte di soluzione, Claudio, io non l'ho mai visto dal vivo per Xbox One, dico la verità, quindi non voglio fare confronti. So quello che ho letto, so le dichiarazioni di Crytek ufficiale, ad esempio, come l'ho riportato anche in sala giochi. Si sono concentrati, questo tutorial, si sono concentrati sulle texture, sulle ombre, sull'OD. Poi hanno implementato un po' di cosine, qua ve le faccio vedere. Grafica, vabbè, qua c'è il sovraccampionamento che è super sampling, non lo sto usando, insomma ammazza il frame rate, voglio giocare più di 60 io. Poi hanno messo, vabbè, se vuoi V-Sync, se vuoi puoi bloccare gli FPS, sto giocando non a schermo intero. Poi ha messo l'anti-aliasing temporale, che sarebbe invece un SMAA, traduzione italiana, fatta un po' a cazzo di queste voci, vabbè. Cioè, hanno aggiunto cosine, poi supporta 4K, capirai che cazzo di storia è, cioè alla fine è una cosa naturale quasi, praticamente, sono menata tanto. Un po' raccattato in giro. Ma 7-8 ore alla fine, non lo so se è troppo corta la storia, mi chiede Matrix.
spostare. Secondo me è divertente se vi piglia il coso e l'arena. O in singolo o in multiplayer del cooperativo, l'arena non è male. Cos'è che devo fare qua? Che ormai c'è tutta l'arena, cioè non mi serve. Vabbè dai, cos'è che ti devo fare? Devo rompere la guardia, quindi Y, top. Va bene? Così, ottimo lavoro, figlio. Fatto. Ora rifallo, ma stavolta devi colpirmi 3 volte. Mi fate sapere su Twitter se volete, a giudicare dall'immagine, meglio Nanosuit corazzato o ascella appezzata. Colpo parato, riprova. Dai, che noia sto coso. Rompi la guardia. To, to e to. E uno. Ottima padronanza. Certo, devo mettere la Nanosuit dopo. Assolutamente sì, multiplayer. Dai, vieni, babbo, o babbo, o tu babbo. Hai solo un breve lasso di tempo per colpire. Concentrati, Mario, ci vuole tempismo. Dai, sì, guarda. Mi sono tritato tutti i barbari. Dai, questo è noioso questo tutorial. Dai, vai, fammela. Ora esegui più mosse insieme. Attacco combinato. Attendi l'attimo giusto e colpisci. Ancora. Sì, però non ti andare a buggare. Vieni più in mezzo. Vieni più in mezzo, se mi sbagli. Dai. Ancora. Non così. Colpisci al momento propizio. Ancora. Andiamo. Sì. Allora, l'ho giocato a più 60 fps, tutto al max, tranne il super sovraccampionamento. Rompi la mia guardia. No. Sì, lo so. Forza! Così si fa. Eccellente! Eccellente. Un sì. Giorno triste. Tanto poi ritwittato a multiplayer. Il figlio che piega il padre. Sai, no, l'ho detto che è downgrada. Siegfried, mi chiedi in Lords of the Fallen l'anteprima che non è eccezionale. No, è che l'hanno ridotta rispetto alle prime presentazioni. Passeggiamo. A me piace in realtà, ha voglia. A parte i problemi di tiring su PlayStation 3, l'incognita delle prestazioni su Xbox, no, su PC. Ripeto ragazzi, ci tenete, abbiamo pubblicato oggi la video anteprima e lì è 1080p 60fps Rise. Qua c'è una scena molto bella. Vi lascio un secondo, torno subito. Be right back. Tanto enjoy sta scena, molto bella, se lo racconto. Quando dovrai condurre degli uomini, ripensa a quello che sto per dirti. Secondo la leggenda, Damocle fu un grande guerriero. Condottiero rispettato di una grande armata. Durante una battaglia, i suoi vili comandanti l'abbandonarono. Lo spirito di Damocle giunse negli inferi. E lì Nemesi, dea della vendetta, si mostrò adirata per la sorte toccata all'impavido. Ciao, Grateful! Concesse a Damocle di tornare. Un po' e un po'. Come spirito. Guarda che carina sta scena. Bello sto racconto poi. Minchia. Turione armato. Guarda che stile. Vede Kite che ogni tanto c'ha lo stile proprio. Sant'Anna. Qualcuno mi ha risposto su Twitter? Oggi facciamo gesto, hashtag. Niente, basta, non voglio più bere. Il pugnale rammenta loro di essere. Meglio non hanno suite. Verso i propri coscritti per non incorrere a loro volta. Ritwitto. Nell'ira vendicatrice del centurione. Ritwitto. Lascia. Settima, barbari, seguimi. Ok, finito il momento social, si pensa gameplay, ottimo tempismo dopo quando riprende la partita. Eh sì, sono d'accordo Claudio, per la grafica e tutto. Ops. Presa o
Sì, danno bonus, so già tutto, caro. Opla, opla. Dicevo, tutto al massimo, tranne il super sampling. Sì, è stato sempre sopra 60 FPS. Se metto il super sampling a 1,5 per 1,5, stavo sempre sopra i 30. Col 2x2 invece stavo tipo 15-25. Questa è nuova, l'ho sbloccata da poco questa qua, mi sa. Au. Vieni, vieni. Crepa romano, crepa. Su, su. Madre. Recupero un po' di energia, quindi metto in giù. Ah, avete visto però anche qua. Scusate, qua, guarda che bello qua. Guarda, guarda quanta cura anche, cazzo. Cioè, è un orizzonte che non serve a niente, praticamente. L'hanno curato parecchio. Sì. Ciao Andrea, benvenuto. Beh, l'ho finito, mi è piaciuto. Fino all'ultimo. Che succede? Uccidilo! Gli hanno ammazzato la mamma e la sorella. Povero Marius. Che poi proprio la faccia, vedi, a bravo ragazzo. Deve essere uno di noi qualsiasi, vedete, non è il bellone impossibile. Anzi, XP va. Vero, sono d'accordo Marco. Io a quel prezzo lì, 20-25 euro, qualche ora senza pensieri, ti spari la grafica, ti vedi queste scene belle. La musica è anche bella, eh. Quasi un film interattivo alla fine, quasi. Va bene. Vedi sul dolore che comunica, guarda la cattiveria. Poi una cosa allucinante è che ci sono i tagli sulla carne, vedete che l'ho tagliato il tipo, sta sanguinando anche. Un altro taglio. Andiamo, babbo. Pagherete per questo! Tutti! Pochi, Riccardo. Pochi fiotti di sangue. Tanto... scusate, eh. Macellate! Vediamo se riusciamo a fare una doppia. Dai, che fai? Schivi? Vedi, il fiottino di sangue c'è, perché... oh! Padre! Trenta per Mordor, mi chiede Itachi... 20 per Rise, 30 per Mordo, tutta la vita. Io ci ho fatto più di 50 ore per PC e PlayStation 4, c'ho ancora tanta voglia di giocarlo, ragazzi, andare in giro a cazzeggiare. Guardate questo con i capezzoli, madonna mia, fa impressione. Questo è da sfondare, classico scudato. Guardate quando subisce, ragazzi, i capelli, la trippa. Cioè, guarda che come animazione è eccezionale. Poi sono legate a minchia. Gli ho fatto anche i tagli sulla ciccia. Poi magari appunto sono legate di merda, tra di loro. Però, animazioni singole, sono fighe. Ma è roba, calcio nel culo. Dai. Opla. Opla. Così, ci gioco. Guarda come si riempie di sangue anche lui. Dai, basta, va. Pagliaccio. Cioè, magari God of War o Mortal Kombat, tanti altri giochi fanno vedere molte più budelle, decapitazioni, sangue, splash. Però comunque questo è cattivo. Cioè, comunque tanta cattiveria. A me impressionano queste cose.
sono recitate da Dio, poi, visto che motion capture, che, anzi performance capture, perché è quello che coinvolge sia il corpo che la faccia, che sono proprio espressioni di faccia e di corpo. Mister Capezzolone. Tanto vediamo se si smuove ancora l'hashtag. Ci ho messo tutto il mio genio artistico per fare quel fotomontaggio. Scusate, un po' di grafica intanto, perché caspita, avete visto? Quanta cura, anche se è un corridoione, là è il Colosseo, lì le ville in lontananza, qui i cadaveri. Sangue rimane però, vedete? A terra, almeno quello. Ok, guardate qua. Guardate qua, mosaici. Veramente bello, tecno-artisticamente. Poi c'è proprio, io ho vissuto 2 anni a Roma e ci vado anche tutti gli anni 3 o 4 volte all'anno, che ho parenti, amici, ex, un po' di tutto. E qui la conosco abbastanza bene Roma. Cioè, ha fatto a livello di ricerca anche il tipo di flora, no? Il tipo di alberi, di piante che stanno a Roma, no? Che sono anche un po' diverse da Milano. Grande Marcus, grande Mordor. Minchia, copri capezzoli veramente. Anche secondo me, Tonino. Questo è real time, eh? Ah no, scusate, no. Beh, grande Crytek. Io l'ho conosciuto anche Sabaty Early. Diverse volte si ricorda di me lui, ha voglia. Sto giocando alla versione PC, chiaramente, Marcus, perché è uscito adesso. Lo trattiamo con novità perché è uscito oggi la versione PC. Lo dimostra anche Fraps. Però questa è pre-renderizzata la scena, cioè. Contatore vacanze suoi qua. Cioè, vedete la storia? Cioè, non è che è proprio una cagatona. Ricalca certi stereotipi, certe cose con un certo mestiere. Toh, qui i miei fotogrammi attuali. Sto giocando a 1600x900 perché streamando, sapete per come CPU. E sto con un output di 720p. Però vedete. È tutto al massimo, eh. Guardate che cura. Quando invece lo gioco a 1080p mi va sui 60 e passa, è stato così. No! E infatti fa chi è? Mi chiede se le armi si possono cambiare? No. Guardate che interazione. E dopo. Mazza, sembra di stare a capocotta, sembra di stare. Come piante. È una gran cura. Per la ricostruzione storica. Poi ci saranno un sacco di anacronismi, eccetera. Io sono un po' arrugginito con la storia romana, mi è piaciuta molto, poi ho fatto giurisprudenza, figurati, diritto romano, cose del genere. Figuriamoci. Però sono un po' su cronologie, nomi, eccetera, sono un po' arrugginito. Sicuramente ci sono tante cose di fantasia, però a livello proprio di. Almeno estetica. Se sono informati, se sono. Sì, io gioco senza V-Sync, mi fa schifo il V-Sync, e poi ho un 120 Hz, Andrea. Quindi, nel senso, me ne sbatto, non lo voglio V-Sync. Introduce lag nei controlli che non mi piace, soprattutto quando ero un giocatore competitivo di sparatutto. A 200 fps andavano, non lo volevo. Mo' c'ho un 120 Hz da 3-4 anni, quindi sono superiore alla menata V-Sync, non la metto mai. Sì, grande in varco, è vero, ha precisato lui. No, Sleeping Dogs no. Oh, l'ho giocato poco Sleeping Dogs. Facciamoci una doppia esecuzione. Opla. Babbo, ti metti davanti, oh babbo. Beh, il teschio è sparito. Gli ho fatto i baffi tagliandolo, poveraccio. Vedete come soffrono? Lui è incazzato. Però lo inquadro meglio lui mentre fa le esecuzioni. Tanto l'illuminazione è deliziosissima. L'HDR di Crytek, lo spazio colore, i volumetrici di Sunshaft, vedete, ma. Brava, brava. E sono anni che è così, eh. Anzi, secondo me si è anche un po' adagiata sugli allori. Il foliage, cioè le piante, sono eccezionali. Probabilmente sono ancora le migliori in giro, però non è che abbia aggiunto molto Crytek rispetto a quello che già faceva da anni. Ha messo, come si dice, in Crysis 3 ha messo l'erba alta, no? Quella che si muove alla Jurassic Park in certe scene.
Però non è che poi abbia fatto moltissimo per i bot. Poi sono anche contestuali le esecuzioni. Ad esempio, quello appoggiato al muro, a volte li fai cadere, li vai contro gli spuntoni, a seconda dell'ambiente. A volte li affoghi. Conducilo al foro. Proteggeremo noi tuo padre. Va. Le statue. Bello, dai, cazzo, dai. Proprio bello. Guardate, il level design è veramente... Guardate, è linearissimo. Sembra veramente un gioco progettato per essere così, quasi senza controllo, con un Kinect. Opla. No, di qua? Dove? Di qua no? Allora vai su, Marius. Ah, ok. Spacca. Spacca e spacca. Qui, spacca qui. Cioè, guardate la profondità visiva. Cazzo. Cioè, c'è. Colosseo, salve Colosseo. Di qua? Beh, andiamo. Saltino. Sì, di qua allora. La fontana per i Trevi, no. Guardate qua, ad esempio i murales modello. È anche crudo, nel senso che poi per andiamo nei bassi fondi si vede il malcontento del popolo nei confronti di Nerone, no? Lo trollano, eccetera. Si vede anche un po' di crudezza. È carino questo tono immaturo, tra virgolette. Sapete che è un'accezione un po' controversa, però nel senso che non è una cosa proprio da favolona. Guardate intanto i scampoli di Global Illumination, che sono vicino al tendaggio verde rosso, e il riflesso rosso. Però non è full to Global Illumination, sono solo degli sprazzi, eh. Per carità, se no non si muoveva sto gioco. Tra poco recupero un po' di chat, ragazzi. Vedete qua poi è un po' glitch i controlli quando raccogli le cose, se non smagapisci se le prendi, sì dai. Tanto c'è quasi l'auto-aim praticamente. Tieni premuto e farò solo. Opa. Ok, cazzo, manco stessi sparando con un cazzo di sottomarino, porco Giuda. Ti locca e fa, ma dai. Sì, vabbè, c'è anche le stazioni più rapide volendo, eh. Ok, opa. Appunto, se vuoi la certezza di beccarli così lontani sei deficiente. Okay. Proprio è entusiasmante, sia come gameplay che come se sezioni proprio bocciatissime. Il combat appunto ho trovato simpatico. Se sezioni così fa cagare, dai. Guarda, guarda, vorrei zoomare sulla statua, non posso che l'auto aim. La statua è molto bella. Quel satiro, no? Che stai aspettando? Il pubblico si annoia. Sì, la furia la conosco. Grazie tutorial. Sì, sì, la conosco, dai. Ah, la devo attivare per forza, vabbè. Sputata in faccia. Toh, attivo la furia così il tutorial è contento. Questa è la furia. Quelle barrette che vedete dietro il mio faccione, quelle bianche sotto, si caricano combattendo. Vai in berserk, vai. Non sei invincibile, ti possono colpire, ma sei così veloce che... Guarda. Veramente recitate da Dio, queste performance nelle esecuzioni. Guardate lui qua come incazzato. Vediamo se riesco a inquadrarlo in faccia. Vedi, l'odio c'ha proprio. La telecamera va un po' a funghi, sta scena, Poi volendo, nel combattimento normale c'è il lancio rapido, toh. Aspettate, faccio vedere. Toh, lancio rapido.
che hanno instanchili di solito. Poi vabbè, lo scudo. Opla, opla, ancora un altro lancio. Scappa, dai, non staccati qualcosa. Toh, lancio rapido. E uno. Lancio rapido. Oh, lancio rapido, scusa. Non lanci più, eppure a destra, in basso a destra mi dice che ho ancora 4 lanci, vabbè. Lancia la lancia, Marius. Oggi morirai. Ok. Ma che pure che urla. Marius, ci padre! Arrivano Marius. Bella l'illuminazione. Ci danno la caccia. Poi la qualità di un HDR si vede chiaramente nei contrasti, nei chiaroscuri. Quando passi da una situazione di luminosità, vedete qua come scala. Vediamo un po' adesso quando vado in piena luce poi. Brava, brava Crytek. Guardate anche il cuoio, il tessuto, il metallo, quel cazzo che è la sua armatura. Wow. Ho anche i San Pietrini a terra. Vuole farna multipla. Ok, vediamo se riesco a farna multipla. La gamba. Tanto qua siamo al mercato, ricoso. Di qui non si passa, Marius. Devi tornare indietro e vedete, abbassare il ponte. Fa vedere che insomma, c'è una civiltà, tra virgolette, una vita. Gente che fa pasticci sui muri. Figlia per il culo anche l'imperatore. C'erano dei graffiti in cui dicevano che era un porco, eccetera, eccetera. Vediamo se li trovo. Più si va in bassi fondi, chiaramente. Abbassa il ponte, Marius. E più c'è dissenso. Quella cosa è una lupa? Non si capisce. Vediamo. Sì, sì, ho capito. Usa la pila di oggetti. Altro. Tanto mi rifocillo le frecce. Avete visto che mi ha girato lo sguardo l'auto-aim? Face pan proprio. Probabilmente stavo pensando sì dall'inizio come un gioco normale, sarebbe stato molto meglio. Dai, Y qua. Come suggerisce il colore. Arrivo a recuperare un po' di chat, ragazzi, scusate, tra poco. Insomma. Comunque, visto l'argomento, la canotta stasera per me era d'obbligo. Volevo anche presentarmi con un cosciotto, no? Di agnello, di qualcosa, ma non ho fatto a tempo a cucinarlo. A cacciarlo prima e a cucinarlo poi. Oppure, al posto di bere la Sant'Anna, volevo avere qua a fianco a me un eunuco, no? Un servo eunuco che mi serviva vino o mi passava uva, ma anche lì è stato ancora più difficile del cosciotto. Vedete, oh, sul banco del pane, vedete. La gente è nascosta. Opla. Perché sei così tifo, ragazzino? Tuo padre si vergognerebbe. Vediamo un attimo, ma... Che... Ci arresta, morirà, lo sai? Tuo padre. Ok, perché streamando c'ho un po' di input lag. Che e il comando del cazzo di cose in real time. Oh. Me lo piglia una volta sì e una volta no. Molto tempo. Tempo per cosa? Padre! Sì, sì, lo so, ci sono. Oh. Il gioco mi obbliga ad andare a vedere i potenziamenti, anche se c'ho un bordello di roba qua, vedete, quasi tutto. Opla. Esecuzioni, forse manca qualcosa, infatti. Compra questa, c'è più soldi, ma tanto si faranno in poco tempo.
qua c'è qualcosa da raccogliere. Capirà, cartolina, cioè, non è che... Un po' di furia, via, così ci risparazziamo. Boom! Super calcio la furia. Boom! Povero capezzolo. Oh, per un momento ho visto la volla con netto. No, no, fa che non si veda quello che sto pensando io. Dopo il capezzolo. L'appoggino di scudo, beh, sono belli quei tocchi. Lancio. Colpo di... Fa le flessioni qua, attaccato al pavimento praticamente. Feccione, non feccia romana, sono feccione. Dai che ne stunno un altro, faccio una doppia, dai. Opla. Op. Op. Sulla schiena, che male che deve fare. Però non piglia una scottatura, hai capito? È il panico. Ok, metto pausa e recupero un po' di chat, raga. Che mi spiace lasciarvi indietro. Anche se poi chi guarda in differita magari viene a dire che blatero troppo e non gioco poco. Io sto qua con dei ragazzi in diretta. Non mi scassate il cazzo. Vedi un po'. Vediamo un po'. Vediamo. Ciao Marcus. Vediamo, fatto come più recenti Ninja Gaiden. Mister Capezzo, scusate, questo è un po' indietro. Ciao Matti, fa qualcosa, ciao, benvenuto. Sì, Putenza, comunica Putenza. Beh sì, secondo me è un gioco da saldo, sinceramente. Mi spiace per Kraite, che la voglio bene, mi spiace che sia in difficoltà, sarebbe da supportare, ma sinceramente bisogna anche pensare ai nostri interessi. Prezzo pieno, io non mi sentirei di consigliarlo a prezzo pieno. No, Re di Fiori, non ho notizie su futuri progetti di Crytek. Non so neanche come sia finita la storia di... Come si chiama lo sparatutto, quella che era di THQ? Homefront 2. Credo che l'abbia preso in carico proprio di Psyver e ha detto: belli, datela a noi, che voi siete un po' così borderline. Credo che... Beh, Cage, sono d'accordo. Foliage e vegetazione mi sorprendono sempre anche a me. Cosa ne penso, mi chiede Marcus, dei 900p e 30fps per Assassin's Creed Unity? Sinceramente mi sono rotto i coglioni di questa resolution gate. Queste console sono uscite neanche un anno e caspita, sempre questi tira e molla, queste cose. Sono quasi saturo ormai di queste cose. Mi spiace per, insomma, per i possessori Xbox One. Cioè, però... Nel senso, probabilmente non riescono ad andare più sopra senza avere performance decenti. Almeno a questo stadio dello sviluppo, con questi dev kit e mille altre cose dette sempre 1500 volte già in nemmeno un anno. Sì, Matrix, sono d'accordo sulla gestione della luce, rende tantissimo, è un'azione molto bella. È molto, capite, rende le cose renderizzate, cioè quello che viene messo a schermo. Cazzo, sembra che lo puoi toccare, talmente è fatto bene concreto. Pelle, come ho detto 50.000 volte, il marmo, armature, ferro.
Sì, Tonino, un Call of Duty con questa grafica sarebbe molto spettacolare e qualcosa ha guadagnato in questi termini. Secondo me anche proprio a livello di illuminazione, eccetera, quantomeno in single player, Advanced Warfare si è molto ispirato a Crysis 2, a questo tipo di rendering. E insomma, un po' il cerchio si chiude. Grazie, Matte, dei complimenti. Io cerco sempre di impegnarmi. Grazie. I cervellotti tascabili, Marco, sì, veramente. È vero, bella domanda di Ergut. Ergut è sempre proprio bravissimo. Prima ho giocato con le lance, ho le lance, che cazzo le tiene queste lance qua? Perché insomma, la borsa di tappeta, dice Pendergast. Bella osservazione di Fakir, che dice, muoio con un colpo di lancia da 10 metri e non con 7 colpi di sparate. Insomma, è gameplay. Ciao Sixel! Sì, sono d'accordo, Marcus. Tra Rallenti, l'animazione di Violenza Man, l'illuminazione, tutto è fico. Allora, David Pro Gamer, Sleeping Dogs PS4. Io quando l'ho visto, come ho scritto nell'anteprima, io non capisco, vabbè, non voglio dire un cazzo perché sennò sembra che sono stronzo polemico. Io l'ho provato, era su un proiettore di cazzo, so, 8 metri, settato malissimo. Non riuscivo a capire, me l'ho anche reinstallato la versione PC pronto per fare video confronti quando sono andato a provarlo. L'unica volta che ho visto su questo mega proiettore settato anche male, non si capiva granché. Ho detto, ma allora preferisco rimandare i miei giudizi della grafica. Poi non l'ho più visto e quindi non lo so. Non mi sembra lo stato dell'arte quello che hanno fatto. Non c'è il pop-up. Multiplayer, qualcuno che comanda qua, si sente questa segnalazione? Peggio di quanto Adesso ci facciamo immaginassi. caso, le lame se si sporcano. Salva Roma! Matrix. Salvala da... Salvala da loro! Maledetti! Maledetti barbari assassini! Farò ciò che chiedete, padre. Verserò il loro sangue. Salverò Roma. Sono il comandante Vitellio. Conoscevo tuo padre. Sei il sangue che brami. Ti prometto che con me ne troverai in abbondanza. La pecetta, Jacopo. Sei con la seconda, vero? Sì, signore. Non più. Benvenuto nella quattordicesima. Ecco, una cosa che no. Ah, qua c'è molto bella, adesso vediamo un po' le statue. Ah no, c'è un'altra scena. Ecco, una cosa molto bella, sta scena, io ci tenevo al padre, lo conoscevo da 10 minuti, mi ha fatto crescere un attaccamento. Vitelli ha completato il mio Facciamo addestramento, parlare adesso, poi vi dico, la mia mantenendo la sua critica. promessa. Sì, le animazioni facciali Finalmente sono potrò allucinanti. reclamare il mio debito di sangue. L'isola di Britannia, Guardate la storia che partiti continua. dopo ai confini Come dell'impero, statue, patria di no? quelle carogne che hanno massacrato la mia famiglia e fomentato la ribellione sfociata nelle strade di Roma. Il mio ufficio nella quattordicesima ci ha condotti a queste isole. Domando questa insurrezione. Allora, bellissima con la scena, però uno, la voce di lui, come dice anche Sixel, è brutta la voce di Marius, non mi piace. E poi dopo 3 secondi da quell'altro, sì, vabbè dai, vieni con me a fare il figo. Totalmente anticlimatico, bruciatissima sta scena. Secondo me, eh. Peccato. Lo so, fa chi è. Fa cagare questo doppiatore di Mario. So, alcuni personaggi non sono male, lui fa cagare. Poi c'è sempre il solito Ubaldi, e lo senti anche su 2 o 3 personaggi diversi. Al mio segnale. Si
queste cose le facevano veramente era allucinante, ragazzi. Qua diventa salvato il soldato Rise, diventa praticamente. Alias qualsiasi Call of Duty dal primo ad adesso. Ciao Spugna! Carino. Partito da super pregiudizi, alla fine si gioca, ma sono finito divertito. Con 150.000 limiti. Va bene. In sconto lo consiglio. Io personalmente. Se volete la super grafica. E poi oh, te magni un po' di così, di gioco, divertente. E ci provano anche con la storia, con queste cose. Poi, ripeto, mi piace molto lui che ha una faccia comune. Non è un figaccione. Ha una faccia plausibile anche. Raggiungi la riva. Vabbè, raggiunta. Scusa. Che voce del cazzo, diciamo. Ma se prova un po' a ballare se si vede qualcosina sotto le sotto la gonnella, niente, c'è proprio qualcosa. Quando ho fatto volare prima uno durante l'esecuzione che ho detto madonna, mo si vede qualcosa. Intanto vedete. Intanto level design assolutamente linearissimo. Ci chiama verso altre cose. Non neutralizziamo quella torre. Sembra per alcuni versi un gioco innamoratosi fuori tempo massimo di Gears of War, no? Questo fatto che tieni premuto e vedi il punto di interesse, questa corsa così con sta telecamera, che insomma Gears of War queste cose qua ha influenzato mezza generazione, però questo nel 2013 è un po' così innamorato ancora di queste cose, in maniera così scolastica, è un po' fuori tempo massimo, diciamo. Sì, le so, ma cazzo, ma so tutorial, le so già ste cose, le ho già spiegate ancora, dai, sì, dai. Braccino capezzolone, eccolo là. Bellissimo, messo il coso sul muso proprio. Gli ho appoggiato. Questo mica l'avevo spugnato, ecco. Vai capezzolo. Brutal. Gorgoglio proprio. Vedi, poi chiedi pietà. Giustamente un uomo che sta morendo. Istintivamente, cazzo. Oh, assomiglia a coso? Al fratello con i capelli stirati di coso? Come si chiama il pornattore, cazzo? Ron Jeremy, no? Sembra Ron Jeremy con i capelli stirati, sembra. Sì, forza, dai, andiamo. Indovina un po'. Indovina cosa c'era questo. Indovina. Ok. Volo plastico, classico ormai. Tutti i giochi così. Vediamo un po', recuperiamo ancora un po' di chuat. Può doppiarlo io, dopo facciamo uno speciale, facciamo. Davvero, Slash? Non lo so, a me ha sempre salvato. L'ho finito tranquillamente. Stava a checkpoint. Vediamo un po'. Ma Claudio, dicono, sai dopo tutti i casini che sono successi, chi si crede perché non usano il CryEngine? Sono venuti fuori le altarine, a quanto pare è un engine difficile, poco supportato, e alla gente non conviene, la gente deve spendere tempo e soldi sugli engine, magari un coso un po' difficile da usare, in cui c'è poca documentazione, eccetera, preferisco andare su altre cose, c'ha ragione la gente. Bella domanda, Mattes chiede se con l'armatura di ferro, perché si galleggia.
Cambiano poco, Riccardo, gli avversari, esteticamente. Sì, Six, dopo un po' mi ero. Io sinceramente mi sono divertito di gusto per vedere la grafica, oh, delle cose, delle esecuzioni, per tutta la prima run, ma mi sono un po' rompendo le palle ancora di queste cose. Scusate, qua spiega ancora tutto. Ora intanto recupero l'ultimo pezzo di chat. Mi spiace per tu che lo guarderai in differita, sto partecipando attivamente con dei ragazzi. Non mi devi rompere le bolas dopo che te lo guardi in differita, se non gioco tutto il tempo, ti vai a vedere un gameplay classico. Ciao bello, ciao. Così, piccole polemiche, perché mi hanno un po' rotto i coglioni ultimamente. Sì, ciao Triab Bloob, secondo me è in sconto, sì, vale la pena comprarlo. Beh, Marius c'è il fisico, dai, andiamo avanti col gioco. Mazza, proprio coddissimo qua la gente dalla copertura così. Le frecce volendo all'ultimo si possono anche deviare, proviamoci. Oh! Al volo proprio, champagne. Quindi, ma è un po' tutto il gioco, anche gli imparabili, i critici dei nemici, quelli rossi, i colpi, volendo, ti consiglio di schivarlo, ma se vuoi, col giusto tempismo, una finestra un po' più stretta del solito, li puoi deviare. Tra l'altro, vedete, è confermato che vanno avanti da sole. Allora. La spada si zozza di sangue. Chi aveva che diceva che non era vero? La mutanda. Ma no, Matrix, senti che si sporca. LOL, Sixel, quanto sconto? Non lo so in percentuale. 50% ci sta, dai, un 20 euro, 25 anche va bene, dai. Secondo me, perché alla fine il combat è limitatissimo, è legno, ma è divertente, è chiuso bene. Cioè, divertente nei suoi limiti. E poi non è proprio. Cioè, c'ha le sue logiche, piccolino, chiuso. E c'è una coop che secondo me è sfiziosa, è simpatica. Se non ci si rompe troppo le palle, dopo la campagna, un giro alla coop. Vale la pena farsi. Infatti dopo l'ultima oretta magari facciamo quella. Oh, facciamo un po' di furia, va, così mi sbrigo. Tutto tagliato. Ah, mutanda. Super calcio. Ancora furia, tanto c'è una da buttare, c'è una di furia, poi ci sbrighiamo, dai. Esecuzione. Però penso dopo, boh, magari ci farò caso dopo, che chiaramente se le esegui tu, almeno ti becchi il punteggio. Tieni viva la combo, qualcosa, insomma. Vediamo, catena perfetta, colpo centurione, 19, colpo soldato, esecuzione soldato, eccetera, eccetera. Opla. Fra un po' c'è un pezzo molto bello, secondo me. Ubaldi, Ubaldi, ma fa due o tre personaggi qua, fa. Dai, che noia, toh, super auto-aim. Dai, sì, vabbè, tanto cazzo, ho 50 milioni di energia, posso farlo spavaldo, questi arcieri scemi. Già si poteva farlo spavaldo all'inizio, prima volta che venivi qua, figurati con la mia super barra di energia. Oh, a me fa un senso, Dai, ancora furia. Ce n'ho troppissima. Ma mi stravanza. Ok,
Un achievement, doppio slam. Questa la faccio io, dai. Con me. Alla torre. Alla torre. La voce di questo che parla mi piace, questo sta parlando adesso. Mi sembra di aver già sentito un sacco di volte. Avanti uomini. Oh. Quasi alla torre. Guardate. Qua fate la testuggine, qua è bello. La prima volta. Schierarsi con me. Ok. Scudi. Avvicinarsi. Dai. Facciamolo all'ultimo. Per aggiungere pathos. All'ultimissimo. Facciamo come nei film, che magari muore uno. Facciamo all'ultimissimo che muore anche uno. Uno è morto? No. Dai, sparate ancora. Ci provo che cade uno. Mi è successo delle volte. Ah no, vabbè, sono morto proprio tutto. Peccato. Mi è successo invece di parare. E poi cadeva uno. Era molto cinematografico. Madonna mia, lui non si può ascoltare però, Go, go. Caduto uno? Sì, uno ce l'ha. No, solo scudo. Oh! Niente, vabbè, sti cazzi, dai, che se no se la rifaccio mi addormento. Guarda che brutti come corrono poi, cioè. Molto oscillante nella cura. Punto di controllo. Carica! Uomini! Alzate il contrappeso! Io prendo a bloccare il... Go, go, go! Frecce. Vedete come diceva Ergut, mo c'ho 2, 4, 6, 8 frecce, dove cazzo le tiene? 8 lanci, neanche frecce. Guardate, Dal nulla e tira fuori. Sì, oh, il tutorial mi dice che posso lanciare rapidamente il Pyrum contro i nemici. Non lo stavo facendo da mezz'ora. Se ti levi questa scritta, per favore, grazie. È scemo l'auto-aim. Oh, è scemo l'auto-aim. Guarda che roba. Vabbè, sti cazzo, va a menarli tanto. No. È uno. Dobbiamo alzare il contrappeso, Marius. Sì, sì, sì. Super calcio. Oh, oh, oh. Qua anche sto fatto, vedete come... Devi schiacciare A per fare 50 cose, a volte non le prende bene. Zoom. Dai, go, go. Ancora Ron Jeremy con i capelli stirati. Oh, mi voglio sbrigare, tanto ho 50 attacchette di furia. Super calcio. Ma ne arrivano altri. Oh. Attenzione. Dopo la spinta, tipo coppino. Aspetta, questo dovevo beccarlo così. Cucù. Blocchiamo la catena, fermiamolo! Ancora, ma basta! Cioè, dai, sono stato... Cioè, cosa mi, cosa mi sta chiedendo ancora il gioco qua, dai? Guardate quello dietro! Guardate quello dietro! Cioè, queste cose proprio pezzenti! Cioè...
Vediamo se c'è un'esecuzione contestuale almeno. Lo spettacolo del tipo era patetico comunque, quello che correva, eh. Contestuale, vola giù? Sì, vola giù, ok. Vediamo se è contestuale qua l'esecuzione. No, qua. Sì, lo sbatte giù. Anche questo è contestuale, sbattuto spalle al muro. Cioè, ma quanti tipi così ho già ammazzato? 45? Dai, finita spero sta parte, basta, dai. Contrappeso in posizione! Ubaldi. Torno subito! Soldati! L'impavido assaggia la morte. Tutti fratelli gemelli. I codardi al 3000. Andiamo. Ora abbiamo versato il sangue dei bagni. E sangue proprio come lui. Papaya, sì, Matteo. Questa volta la pipì. Ciao, buon Battlefield 6, ciao. Ci si gioca presto, dai, qualcosa, piantine magari, ciao. Tra un po' recupero la chat, raga. Ah, guarda sta scena che bella. Classica, classica di tutti questi gioconi, cioè gioconi. Giochi, aspetta, filmoni, bla bla bla, bla, bla. È spettacolare. Dai. Ci manca solo il fischio, che è quello di COD, no? Ok, metto in pausa, ragazzi, recupero un po' di chat. Oh, vediamo, vediamo, vediamo. Ok. Vediamo, tutte queste critiche non riesco a capirle. Mi stai piacendo tanto, sono contento, alla fine. Ice Slash gli piace. A cazzo, sei cominciato tre volte e non ti salva, mi spiace, ma è una cosa che mi sembra strana, veramente. L'idrodinamica, dice Marco, credo a proposito del fatto che si galleggi con la matura. Ah, grazie Ice Slash per la menzione, sì. La mutanda. Sì, Floro, è vero, ricorda molto. Ciao, Floro, a proposito. Sì, quei replay alla Spartacus, la 300, sì, quella matrice lì. Cazzo, quella scuola l'ha interpretata bene, lei. Ah, il calcio di Leonida, è vero, scuola della furia.
Ah, beh, sì, Ralcock, Shadow Moror. Sì, magari non è così dettagliato nel finisher, però è stupendo da quel punto di vista. Tante piccole interazioni, poi a seconda dei poteri che fai in Mordor o delle rune, magari mentre fai l'esecuzione a uno, agli altri li spaventi. Tante cose, bello, quanto cazzo di gameplay. Madonna mia, Six che se n'è andato, vabbè, fa un paragone con No More Heroes, l'esecuzione di Farlocchi, che ti diceva di scuotere Wiimote, ma in realtà bastava smanacciare il controller. Sono le finisher, cazzo, falle fare, cioè nel senso che se sbaglia hai sbagliato, c'è una punizione, qualcosa. Almeno non vanno avanti. C'è qualche boss, spugna Michele, le boss. Sì, sì, c'ha ragione Marco, Siegfried, cioè cazzo, Destiny, il doppiaggio. La mamma di Mister Capezzolone è sempre incinta. Matrix ha ragione, saggezza popolare. Tre modelli di nemici, però fatti bene, è vero. Tre modelli ma fatti bene, oppure fatti bene ma solo tre. Così. Gemelli Capezzolo. Bellissima. Ergot Marius ha ucciso tutti i nemici, rigore per la Juve. Qualcosa di Lords of the Fallen, subito. Guarda che bello. Scusate ancora, l'ultimo 2 secondi. Pa, 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 pa. Sto dicendo, chiedo scusa a chi fraintende i long play per dei video di gameplay puro, in cui uno deve finire il gioco davanti, no? O deve far vedere che c'ha la skills. No? Così. Continua a essere un po' polemico, visto che poi, insomma. I long play non sono questo. I long play sono innanzitutto delle interazioni con gli utenti, che vengono qua in chat. Diretta Twitch, non quello che avete in mente voi. Ecco cosa ho da dire su Lord of the Fallen, ho linkato la mia anteprima, lì trovi tutto quello che ho da dire al momento. Allora, si torna nella campagna. Sì, è I slash, dovrebbe essere quello il significato. Ok. Sono qui! Delle finisher che se le sbagli becchi mini punti. Mini punti becchi. Ma cazzo, il taglio in testa col sangue che gocciola. Ma che figata, dai, almeno si dettagli. Prego, Marcus, figurati. È long play, non è una video recensione, non è una video anteprima. Non vi devo finire il gioco. Non devo cambiare genere se sbaglio qualcosa in Alien. Ciao, belli. Ciao, Jiden. Bentornato. Poverino, dai, come so, cioè. Lolle, grandissimo Jiten, ce lo giochiamo in coppa praticamente. Dai, velocizziamo le cose, via. Il calcio di Leonida, come dicevate voi. Il calcione al capezzolone. Aspetta, anche lui. Scusa, siete gemelli. Aspetta, c'è il terzo gemello, aspetta. C'è anche il quarto. Aspettami. No, non morire che. Voglio fare la doppia finisher. Guarda come è incazzato. Oh, stasera. Sapete che adesso non per difendere il gioco, che tra l'altro non è che è un capolavoro per me, ok, ma cazzo, così tanti bug come stasera non li ho beccati, guardate quello. Vero Marcus? Marcondello? Secondo me no, non ci sono i presupposti perché il CryEngine diventi come l'UDK. Ah, si è sbloccato fuori finalmente. Ron Jeremy numero 75, modello Giuditta.
contestuale all'esecuzione, hai visto? È nell'acqua, l'ho affogato.